i nostri occhi si scrutano. C'è forse qualche cosa di cambiato fra noi? Giro, giro tondo, c'è un uomo al mondo, un uomo di Stato, da tutti rispettato, rulla di rulla, che lui non teme nulla. La mia promessa, ne avevate mai dubitato? Lo credete che io mantengo sempre le mie promesse? Il gioco è già finito, la gioia di Benito, venite tutti qua. Il sole era entrato da 8 giorni nella costellazione del Leone. Erano le 2 del pomeriggio di una luminosa ed ardente domenica quando il 29 luglio 1883 in questa casa germogliò la vita del futuro duce. Mamma Rosa, maestra elementare, lasciò al marito Alessandro, fabbro socialista di Predappio, l'indicazione del nome. Questi ne scelse 3. Amilcare come il leader anarchico Cipriani e Andrea in omaggio a Costa, simbolo del socialismo di Romagna. Entrambi i nomi furono preceduti da Benito per onorare la figura di Benito Juarez, avvocato, espressione del mondo rurale, liberale, massone ed audace rivoluzionario del Nuovo Messico. Quando venne a parlare al Lirico di Milano, io ero allora nel battaglione della Guardia Repubblicana. Fuori testa il nostro comandante, seguiremo lungo il suo cammino. Io vi prego per tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. Il pensiero che una famiglia soffra da me stesso una sofferenza fisica, perché io so per averlo provato, che cosa vuol dire la casa deserta e il desconuto. Verso le classi lavoratrici, io confermo in pieno il mio discorso di Milano. Certamente voi lo ricordate. Se non lo ricordate, rileggetelo! E questo non sia mai sol per la gloria, ma per giusta ragion di libertà. Nessuno può smentirmi, perché questa è la parola della verità. Questa sua capacità di fare molte cose, andava in motocicletta, guidava l'aeroplano, era un ottimo nuotatore, si sapeva anche delle sue numerose avventure femminili, e questo dava proprio alla figura corporea, diciamo, di Mussolini un qualcosa, un quid che ci attraeva come ragazzi, come adolescenti. Avremmo tutti un po' voluto essere come lui. Quello che accade sempre, il proibito attrae, non spegne la curiosità, la accende, la moltiplica, la fa circolare, soprattutto fra i giovani.